Nel corso della cerimonia tenutasi a New York, la premier italiana Giorgia Meloni è stata insignita del Global Citizen Award 2024 dall'Atlantic Council. A consegnarle il prestigioso riconoscimento è stato Elon Musk, che l'ha descritta come una leader onesta, autentica e rara, sottolineando il suo impegno come prima donna, capo del governo italiano, e il suo sostegno all'Unione Europea e all'Alleanza Transatlantica. Musk ha inoltre elogiato la presidenza del G7 nel 2024. Well, it's an honor to be here and to introduce, I guess, and convey the award to someone who is even more beautiful on the inside than she is on the outside. Nel suo discorso, Giorgia Meloni ha evidenziato l'importanza di difendere i valori dell'Occidente di fronte alle crescenti minacce delle autocrazie. Ha ammonito sui rischi che lo stesso Occidente corre nel disprezzare la propria civiltà e nel chiudersi in una fortezza autoreferenziale. La premier italiana ha invocato il piano Mattei come modello per una cooperazione paritaria con i paesi africani e ha avvertito che le autocrazie guadagnano terreno sfruttando le contraddizioni delle democrazie. Meloni ha anche toccato il tema della manipolazione digitale, con troll e bot stranieri impegnati a minare la fiducia nelle democrazie. Ha invitato a non vergognarsi di difendere concetti come nazione e patriottismo, considerandoli la migliore risposta al declino occidentale. In short, as my English professor Michael Jackson used to say, I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could have been, and we know it, we know the song, guys. Nel suo intervento, la premier italiana ha citato la canzone Man in the Mirror di Michael Jackson e le parole di Ronald Reagan e Giuseppe Prezzolini, concludendo con un appello a non arrendersi al declino della civiltà occidentale e a lasciare alle future generazioni un mondo migliore.